Yahoo for everyday adventure. Ci troviamo in zona Caserta, giusto? Siamo in compagnia del nostro amico Gaetano. Silenzio, silenzio! C'è anche la Glock, hai visto? Ci sono anche gli anche. Gli anche. Non dite cattive parole. Gaetano e anche Michele Denti. Abbiamo appena fatto i monti dell'Alto Casertano, partendo da San Leucio. E siamo arrivati fino su qua a Sant'Angelo in Forno. Questo è un tracciato sottobosco che noi chiamiamo il cosiddetto canalone, perché ogni volta che piove si scava e si forma questo canale per scendere giù. Ottimo percorso per gli enduristi e per coloro che vanno in mountain bike. Ottimo percorso. Ricordiamo che Gaetano è la concessionaria Fuji di Caserta, che oggi ci ha prestato la 250. Ho visto che si guida in modo diverso la 250 e la 450. Sicuramente. Sicuramente. Dice sicuramente. È un'altra guida proprio, perché c'ho la 250 perciò. Quindi praticamente ha bisogno un po' di tenerla un po' più in alto di giri. Ha bisogno del pilota. Innanzitutto il pilota. Vabbè, noi cerchiamo di imparare. Assolutamente sì, perché il motore del 50 essendo un motore più piccolo di cubatura ha bisogno di essere tenuto un attimino a giri più alti rispetto a quello che è un 4,5. È un motore che stanca molto meno. Infatti io mi sento riposato oggi. È molto più divertente da guidare rispetto a un 4,50 dove ci vuole più esperienza, più allenamento, più forza. Un solo consiglio. Sì. Uno. Ti devi alzare. Lo so, però... Non devi andare veloce. È il mio problema di sempre. E quello è l'unico dei problemi. È perché... Ma sempre seduto, non va proprio bene. Assolutamente. Se ti alzi, come dice Michele, ti accorgerai che esistono anche gli uomini piccoli. Ma quello non si alza. All'ello non si alza. Ma... Gli allenamenti continuano e sono anche duri, vi posso assicurare. Gaetano ci sta mettendo sotto il torque. Insomma, siamo su questo bellissimo fettucciato, Gaetano. Ci vuoi descrivere un poco? Sì, bene, questa è la nostra giostra, diciamo. Arriviamo qua dopo che facciamo il trasferimento. Logicamente cerchiamo di simulare una vera e propria gara di enduro, quindi facciamo un trasferimento a trentina di chilometri di trasferimento, dopo che arriviamo qua facciamo un po' di giri di fettucciato, così ci arriviamo un po' per quella che è la prova speciale, come una vera e propria gara di enduro. Visto, ci sono salti, bei tornanti, stretti, larghi. Ma noi come siamo messi a letto? Tu hai avuto modo di vederci un po', siamo proprio messi rovinati. No, sicuramente vedo che state migliorando le volte forza. Alla prima gara fatta di enduro vi ho guardato e ho visto che rispetto ad oggi non stavate messe così bene come oggi. L'enduro del resto è fatto di questo qua, ci vuole tanto allenamento, più si esce in moto più si migliora, e oggi ho visto che comunque avete messo le ruote dove le ho messe io e che ben venga. Siamo qua, quindi abbiamo fatto un bel giro di trasferimento. Non è stata sicuramente una passeggiata, quindi bene. Diciamolo, che non sono passeggiate, diciamolo!